Buyukada significa isola grande, questo è il nome dell'isola in cui stiamo andando. La piazza principale della isola. E da qui noi andremo su alla cima dove c'è la chiesa San Giorgio. Per arrivare a questa chiesa cosa bisognerà fare? Prendiamo la carrozza dei cavalli, ci porta là e poi vediamo come arrivare su. All'epoca c'erano le nove isole, sulle cinque c'è l'abitazione, altre quattro sono piccolissime, una un'isola diciamo privata, altre tre con le barche si può arrivare, non c'è niente. Perché si chiamano isole dei principi? Dei principi, perché durante il periodo dei bizantini loro mettevano in esilio i principi, perché qui c'erano monasteri, così il nome è rimasto dei principi. E quindi non ci sono più monasteri? Ci sono. Ah, sono rimasti? Sì, sì, ci sono. Su questa isola grande monasteri non ce ne sono? No, però c'è la chiesa. È stato subborgo della città, dei facoltosi del popolo. Per questo motivo le isole sono ricche, nel senso andando avanti vedremo le villette, villoni. Ecco la postazione delle carrozzelle. E qui ci sono tutti i cavalli che aspettano. Ora ci troviamo sulla isola più grande che c'è, perché a Istanbul ce ne sono nove isole che si chiamano Isole dei Principi, perché nell'epoca dei bizantini mandavano in esilio i principi. Ecco perché si chiamano Isole dei Principi. Questa qua si chiama Buyukada perché è la più grande isola che c'è tra le nove. Okay? Quanti abitanti ha questo? Quasi 50.000 abitanti in totale. In totale che vuol dire? In totale perché ce ne sono cinque isole che sono tutte le isole abitate. Sì. 45-50.000 persone. E quest'isola qua in questa grande proprio? Sì. Come abitante quando ce ne sono? 15.000. E sulle isole non ci sono le macchine. Ambulanze, vigili del fuoco, polizia sì, però la gente non può avere la macchina. Per questo motivo loro ce l'hanno, motorini e diciamo elettricità. Automobili elettriche potrebbero pure circolare? No, perché vogliono tenere come all'epoca. E poi destra a sinistra vediamo villoni. Gli ottomani quando hanno conquistato la città nel 1453, il sultano conquistatore Mehmet II ha tolto le case di qua. Ha lasciato soltanto i monasteri e anche le chiese. Però nel 1839, quando è arrivata la prima costituzione ottomana, hanno lasciato il permesso libero. I francesi che vivevano nell'impero ottomano hanno cominciato a vivere qua. Da quel punto avanti i cristiani hanno cominciato a vivere. Anche oggi armeni, greci, ebrei ci vivono. Alcuni turchi, quelli bianchi. Taxi non ci sono, infatti le carrozze ci sono. E poi i supermercati mandano le cose alle case con le con i motorini. Sì. Quindi praticamente hanno lasciato perdere. I taxi sono stati sostituiti da carrozze con i cavalli. Sì. Non ci stanno regole? No. Come le macchine possono superare un'altra carrozza. Istanbul è una città sismica. Ogni 40-50 anni abbiamo un terremoto abbastanza grande. L'ultimo terremoto che abbiamo avuto nel 1999, 7.8 di Richter. Quindi abbastanza forte. Perciò la gente di Istanbul usava sempre il legno per costruire le case perché dava flessibilità. Però utilizzando le stufe, le case bruciavano. Una casa per tutto il quartiere, quindi passando il tempo hanno imparato di costruire le case più resistenti col mattone. Sono passate dal legno al mattone, però siamo in una città del mare, c'è il problema dell'umidità. Come hanno risolto il problema? Rivestendo le case con legno,
oltre al legno e ai mattoni infilavano lino o cotone, così faceva isolante. Noi adesso arriviamo al Luna Parco, la collina più alta che c'è, quasi 100 metri. Lì abbiamo la chiesa. Sì, San Gregorio si chiama. Nell'area in cui parcheggiano le carrozzelle. Ce ne sono tantissime. E laggiù abbiamo tante bancarelle. Sono arrivati delle altre carrozzelle, altri turisti, altri possibili acquirenti. Per la gran parte percorreranno quella salita per raggiungere la chiesa che si trova lì in cima. A breve la percorreremo anche noi. Qui non c'era una chiesa. Nel 1751 un pescatore sogna San Giorgio, che lui dice: tu devi salire della salita che è questa, e quando senti i rumori delle campane devi cominciare a scavare. Quindi lui è venuto qua, quando appena finito la salita ha cominciato a sentire le campane, ha cominciato a scavare e qui hanno costruito questa chiesa. Ecco perché si chiama San Giorgio, perché quel pescatore aveva sognato San Giorgio. Era un monastero che Cerdoti, dall'altra parte c'è il monastero e l'abitazione, abitano là. Ancora funziona questa chiesa. 25 aprile, 24 settembre, qui è pieno. E poi 25 aprile la gente sale su piedi nudi, scalzi, e poi fa fatica perché ci sono le sanpietrini che fanno male. Facendo un desiderio diventa semi-pellegrinaggio questa salita, che dura mezz'ora, 40 minuti. La gente sale qua per fare desideri. Sotto vendono le chiavette per il matrimonio, per comprare una casa, per trovare amore, per la salute. Ci sono tante altre cose. E prendono quelle chiavette, salgono nudi piedi, senza parlare neanche una parola, senza bere, arrivano qua, lasciano qui e la gente pensa che diventi vero quel desiderio che hanno fatto. E dove le lasciano queste chiavette? Sull'altare? Qui dentro, sì, il desiderio dobbiamo lasciare lì dentro, però pregando lo facciamo. Questa è una chiesa e il custode è abbastanza diverso, che non mi ha lasciato spiegare lì dentro, però facendo vedere, volevo far vedere le icone, ok? C'è San Gregorio e poi c'è il Gesù, anche Dormizione, una scena che rappresenta la rinascita della Madonna, dove la Madonna era sdraiata e poi destra e sinistra c'erano gli apostoli, in mezzo c'era Gesù al cielo. Cristiani salgono su facendo il desiderio, come ho spiegato, lì dentro nella chiesa. Invece gli altri, i turchi, vengono qua facendo il desiderio con un pezzo di tessuto, facendo un nodo sui rami che vediamo qua. E che anche qui. Anche qua. Quindi questi sono tutti desideri. Vieni qua. Normalmente dobbiamo fare con un pezzo di tessuto. Loro non hanno trovato niente, con un pezzo di plastica, di sacchetto. Dovrebbe essere questo qua, tessuto. Non ce l'avevano, allora plastica. Qui vedi, hanno lasciato due anelli. L'importante è lasciare qualcosa che simboleggia il desiderio. E una volta che questo desiderio si dovesse avverare, all'interno ci sono gli ex voti. Allora, qui non musulmani, non cristiani fanno questa cosa, ok?
tipo un gioco, è un desiderio, buona volontà. Invece lì dentro c'è una cosa religiosa, che è tradizione degli ortodossi che vivono a Istanbul. Quindi allora ecco che ci stanno degli ex voto come ci sono nelle chiese cattoliche all'interno. Più o meno siamo là, le chiese ortodosse sono sempre così, sono stradecorate. La ricchezza si vede perché le persone che visitano le chiese donano, lasciano i soldi, le cose che hanno valore, orecchini, braccialetto, collanina, qualcosa che ha un valore, lasciano. E poi i preti vengono a prendere le donazioni, diventano le decorazioni delle chiese. Argento battuto abbiamo visto qui dentro, ok? Alla fine del 1800, il periodo. Quindi vediamo queste cose nelle chiese ortodosse. Abbiamo due delle nove isole. Quindi questa collinetta divide anche le isole, da una parte e dall'altra. Sì. In linea abbiamo due. E andando dall'altro lato vediamo un'altra delle nove isole, un'altra di quelle che sono abitate. L'isola che vediamo laggiù, che è una di quelle abitate, si chiama Kashikada perché assomiglia a cucchiaio. E laggiù vediamo Istanbul. Sì, fino là ancora Istanbul. Parte asiatica vediamo, proprio davanti vediamo Kartal, il nome del quartiere, della provincia. Noi saremmo dovuti salire con l'asino o a piedi, l'asino non c'è più, a piedi era faticoso. In questo paese però c'è rispetto per gli anziani, e quell'auto che sta andando via ci è stata mandata dall'amministrazione comunale per poter salire e poi scendere dalla cima di questa collina, così da poter riprendere una di queste carrozze per tornare al porto.